Buonasera a tutti. Sono veramente emozionata a vedere una piazza così straripante. Avevo pensato di dire qualcosa, di parlare senza leggere. Mi rendo conto che per il rispetto che è dovuto a tanta gente non ci possiamo permettere di sbagliare, perlomeno non nella forma, spero neanche nella sostanza. Quindi brevemente leggerò quello che vi posso proporre, quello che vi voglio dire. Non è certo facile salire su un palco davanti ad una piazza così affollata per chiedere ai cittadini la loro fiducia. Tuttavia questa sera lo faccio anch'io, d'altronde non potrebbe essere che così. Se l'esperienza ha un senso, se la coerenza ha un valore, in questa competizione elettorale il mio ruolo non può che essere a sostegno del candidato sindaco, dottor Bruno Parisi. Premesso questo, vorrei brevemente spiegare quale sarà almeno uno degli argomenti di mio particolare interesse. Il comitato della lista Furci Libera ha predisposto un questionario volto ad evidenziare il parere e quindi le richieste in merito ad alcune problematiche del vivere cittadino, quali l'ambiente, la pulizia del paese, i servizi per bambini, anziani e portatori di handicap, le attività produttive. Dalle risposte, insieme ovviamente a molto altro, abbiamo tratto spunto per stendere il nostro programma che nello specifico sarà oggetto di relazione del candidato sindaco e dei diversi esperti. Personalmente, visto che mi occupo prevalentemente di cultura, sia a livello professionale, sia come collaboratore di alcuni comuni del territorio, vorrei chiarire bene cosa significa, a mio avviso, questo termine in sede di proposta elettorale. Nel programma sono state inserite in linea di massima solo alcune delle possibili attività a carattere culturale che vanno naturalmente oltre la normale amministrazione. Queste potrebbero essere per esempio l'avvio di progetti a carattere socio-educativo da realizzare in collaborazione con le scuole, la predisposizione di spazi adeguati ed in particolare il reperimento di nuovi locali per il Museo del Mare, la collaborazione con associazioni nazionali e sovranazionali come Legambiente, FAI, UNESCO e altre, la valorizzazione degli itinerari turistici. Anzi, a questo proposito abbiamo già preso contatti con vari comuni e con diversi enti per poter avviare nuovi progetti, ovvero inserirci in quelli già esistenti. Per parlare però oggi di cultura come settore di interesse della vita amministrativa, è indispensabile che esistano delle precondizioni, altrimenti il discorso, per quanto interessante, rischia di diventare sterile o fine a se stesso. La cultura è un preziosissimo valore aggiunto che nella dimensione pubblica ha senso solo quando è finalizzata ad un preciso obiettivo di crescita sociale e, perché no, anche economica. Ciò può avvenire solo se crediamo veramente di poter trasformare ogni elemento positivo del nostro paese in una risorsa turistico-culturale nell'ottica prevalente di occasione lavorativa per molti giovani. Ma naturalmente ciò si può ipotizzare solo in un paese che ha cura della pulizia, della viabilità, del verde pubblico, dei trasporti, del soddisfacimento dei bisogni prioritari del cittadino. E non basta. Per fare questo abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutti, donne e uomini, giovani e meno giovani, laureati e non. E non è retorica, è la verità. La cultura è la più importante eredità che tutti ci accomuna e che tutti abbiamo il dovere di custodire e trasmettere. La cultura dei libri e delle opere d'arte, ma anche la cultura dell'artigianato e del prodotto tipico, della vita marinara e del mondo contadino.
Diverse competenze e diverse esperienze convergeranno dunque verso un unico obiettivo. Per questo è necessario il vostro consenso ed il vostro sostegno alla candidatura a sindaco del dottor Bruno Parisi e alla lista Furci Libera. A questo proposito chiedo scusa a quanti non potrò raggiungere personalmente, e saranno la maggior parte, per una questione di tempo, ma ancor prima per una questione di opportunità e di rispetto della libertà di scelta degli elettori. D'altronde non credo che ce ne sia bisogno. Tutti mi conoscono e sanno che da sempre ho scelto la via della disponibilità umana e professionale. Ho scelto il porta a porta dell'intelligenza e del cuore. Grazie.